Ancora è presto per dire se è un maschio o una femmina, ma oggi vi presentiamo Miki, ha 11 anni ed è una tartaruga adulta della specie Caretta Caretta. Recuperato lo scorso 3 gennaio, Miki si era spiaggiato sull'arenile di Baia Metauro a Fano dopo una forte mareggiata che ha coinvolto tutto il litorale. Grazie alla tempestiva segnalazione di una coppia di ragazzi alla capitaneria di Porto Fanese, è stato trasportato subito al centro di recupero animali marini di Riccione. Una volta visitata, la tartaruga è risultata denutrita e presentava sintomi di ipotermia causata dalla bassa temperatura dell'acqua. Miki è una tartaruga che si è spiaggiata per cold standing, cioè immobilizzazione da freddo, sulla spiaggia di Fano il 3 di gennaio del 2019. Tutte le tartarughe che vengono ospedalizzate, prima di tutto le misuriamo, le pesiamo, vediamo le condizioni generali e facciamo le analisi del sangue, se necessario radiografia, nel caso di Miki non era necessario, abbiamo capito subito che era solo un problema di freddo e basta. Miki, una volta ripreso, è rimasto per diversi mesi in attesa delle migliori condizioni climatiche, fino a che, sabato scorso, nella spiaggia Animalido dell'Arzilla di Fano, è stato rilasciato tra lo stupore e la gioia dei tanti presenti. Io ne rilascio circa 40-50 ogni anno, quindi, e questo da 15 anni, quindi l'emozione è un po' cambiata. Però c'è sempre la soddisfazione di aver contribuito alla salvaguardia di una specie minacciata. Lungo l'Adriatico la presenza delle tartarughe marine è di circa 45.000 esemplari, localizzate per lo più nell'Alto Adriatico e dove vengono a nutrirsi attirate dalla grossa concentrazione di pesce. Di questi 45.000 purtroppo ne muoiono ogni anno circa 500 esemplari solo lungo le coste dell'Emilia-Romagna e delle Marche. La tartaruga marina è un animale molto importante perché fa parte del vertice della catena alimentare, quindi tiene pulito il mare. In Adriatico ce ne sono circa 75.000, il che significa che c'è una forte concentrazione perché in Adriatico vengono a mangiare. Non si riproducono sulle nostre spiagge, ma vengono a mangiare per crescere. Possono vivere fino ai 100-110 anni, 90 anni. Arrivano ai 120 cm di carapace e ai 140-150 kg di peso. E come tutte le belle storie, anche questa ha il suo lieto fine, perché la tartaruga Miki potrà finalmente tornare a nuotare nel suo habitat verso il largo e la libertà.